È stato il primo a candidarsi sindaco per le prossime elezioni amministrative ed è stato il primo a lanciare l'idea delle elezioni primarie. E oggi il comitato che lo sostiene si formalizza in una sede che viene inaugurata in piazza Andrea Costa. Una presenza sempre più presente per quanto riguarda le elezioni. Assolutamente sì, ma il passaggio di oggi in qualche modo non è un nuovo inizio, ma è la tappa di un percorso che è iniziato ormai da diversi mesi. Avevo anticipato la volontà di concorrere alle primarie per l'individuazione del candidato sindaco del centro-sinistra e quest'estate insieme a decine di volontari abbiamo raccolto oltre 1000 firme proprio per chiedere al centro-sinistra di attivarsi con un processo democratico, libero, trasparente, quello appunto delle primarie che ormai si stanno avvicinando perché si stanno avvicinando le elezioni amministrative del 2024 e perché via via nelle ultime settimane tanti esponenti a partire dal sindaco Seri del centro-sinistra hanno preso posizione pubblicamente in maniera ufficiale a favore di questo passaggio per noi molto importante perché riteniamo che il calore, la forza, la partecipazione di migliaia e migliaia di cittadine e cittadini sia fondamentale non solo per individuare il candidato, la candidata, le idee, i programmi migliori per il centro-sinistra, ma anche per accompagnare il centro-sinistra a vincere le prossime elezioni amministrative. C'è un altro gruppo alternativo al centro-destra che proprio in questi giorni ha lanciato un messaggio conciliante, dovremmo dire, verso il centro-sinistra ed è quello che appartiene a Ribella, al Movimento 5 Stelle, ai Verdi e via dicendo. Cosa ne pensa di questa proposta? Ma io penso che le ragioni dell'unità siano sempre delle buone ragioni, ma bisogna anche avere ben presente che quando ci si candida a guidare una città grande, bella, complessa come Fano, non basta proporsi con parole d'ordine contro qualcosa o qualcuno. Bisogna candidarsi per ascoltare, comprendere, interpretare e guidare una città che vuole guardare al futuro con speranza e per farlo serve innanzitutto un'alleanza con i cittadini, con gli elettori e le primarie da questo punto di vista sono fondamentali proprio per ricostruire quella connessione che non è solo politica ma è anche sentimentale tra il centro-sinistra e la sua comunità. Un'ultima domanda, il centrodestra all'attacco per la perdita dei 20 milioni relativi all'interquartieri. Considera questo problema importante per quanto riguarda le prossime elezioni? Sicuramente c'è un tema, quello di risorse importanti che la nostra città dovrebbe essere in grado di non perdere. Abbiamo ancora qualche aspettativa rispetto a quelli che saranno i passaggi della finanziaria del mille proroghe. Auguriamoci che queste risorse non siano perse e soprattutto auguriamoci che sia possibile ancora una volta riuscire a fare degli investimenti importanti per le infrastrutture viarie di questa città.